Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Io sono Carlotta e qui direttamente alla Gamescom 2017 voglio parlarvi di Shadow of War. Però prima di entrare nel vivo, sigla! Rispetto alla versione che abbiamo visto durante le 3, che trovate l'anteprima sul sito, qui abbiamo aggiunto all'interno della Gamescom un piccolo tassello importante in più di quello che sarà la versione definitiva che uscirà il 10 ottobre di Shadow of War. Infatti abbiamo, tramite un filmato e poi il provato, abbiamo visto due importanti nuove caratteristiche. Nel filmato infatti abbiamo visto il nostro protagonista trovarsi all'interno di quelle che saranno le fortezze e il nostro Nemesis, senza tanti giri di parole, vedendo un manto di orchi davanti a noi, gli ha detto chiaramente al nostro protagonista di ucciderli tutti. Infatti il nostro scopo era di ucciderli tutti. Arrivati però al capo orco di quella che era la nostra fortezza, lui, dopo aver visto tutti i suoi alleati uccisi e rimasto praticamente da solo, si è dato alla fuga, come avveniva poi per il precedente capitolo. Successivamente abbiamo visto un'altra parte estremamente interessante all'interno del filmato, una boss fight, che è assolutamente una novità rispetto al capitolo precedente. Avremo infatti all'interno di questo primo filmato abbiamo visto combattersi due colossi, Karnen e Targoros, che se siete informati, avete visto nel tempo durante la presentazione o vari trailer, non vi saranno nuovi. Abbiamo visto combattersi a vicenda, abbiamo visto quanto saranno difficili in realtà combatterli e quanto sarà difficile sconfiggerli. Infatti il nostro protagonista, tramite l'arco, che come ricorderete è uguale al capitolo precedente, potrà, nel momento in cui scaglierà una freccia, si rallenterà tanto il tempo e potremo vedere anche quelli che sono i punti deboli dei nostri avversari. Quindi successivamente, visto i nostri avversari, ci vorrà un po' per poterli indebolire, ma ci sarà una caratteristica molto interessante. Infatti durante il nostro filmato vedremo il nostro protagonista salire in groppa a Karnen e a quel punto saremo noi saremo in groppa a Karnen, potremo battere Targoros e letteralmente inseguirlo, perché lui scapperà e noi dovremo rincorrere. Ecco tutto quello che rappresenta all'interno del filmato. Assolutamente una cosa interessante, e vi dico che a vederla così la scena, questa boss fight, era particolarmente entusiasmante, anche se le azioni rimanevano un po' ripetitive a lungo andare, però il tutto era veramente eccezionale. La seconda parte invece, abbiamo provato il gioco e ci siamo un'altra volta concentrati sulle fortezze, come era stato poi durante l'E3, approfondendo tutte quelle che sono le meccaniche. Come potrete vedere qui nei video che stanno scorrendo, noi potremo creare un vero e proprio esercito per riuscire ad abbattere le fortezze, un esercito con diversi orchi che avranno diverse caratteristiche che potremo sfruttare a nostro favore. Quindi dovremo non solo concentrarsi sulla forza, ma dovremo anche essere astuti ad affrontare quelle che saranno le varie difficoltà e diversi aspetti ambientali delle nostre fortezze. E poi la cosa ancora più entusiasmante è che potremo, a quanto pare, cavalcare anche un drago, perché all'interno del gioco potremo infatti, per varie caratteristiche che ci saranno in più, sarà quella anche di poter salire in groppa al drago e cavalcare il drago. Insomma, non è male come idea. Qui è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, al prossimo video, ciao!